Io vi ricordo il numero di telefono 049 700 700 e 049 700 838, però lasciare i cattolici ben mezz'ora per insultare mi sembra un po' Beh, eccessivo. poi al limite gli Ma daremo insomma, una punizione. gli daremo una Pronto? Sì? Pronto, buonasera, sono Buonasera. Graziano da Mestre. Ciao, dimmi. Allora, io volevo, è da poco che vi poche trasmissioni che vi seguo. Dopo 5 anni di trasmissione, va bene, dai. Ma io è da poco tempo che vi seguo, ma vi trovo molto stimolanti culturalmente. E volevo, la mia comprensione del vostro messaggio è ancora parziale, appunto per questo motivo. E volevo farvi una domanda. Dimmi. Io trovo che il vostro messaggio abbia delle assonanze con la teoria di Julius Evola, che il famoso pensatore Sì, neopagano, forse lo conoscete. neopagano non tanto, Comunque, diciamo, ha sarebbe dai. fatto dei passi, sì. Sì, e appunto lui dice, questo Evola fa capire che la reincarnazione in realtà non esiste per tutti, ma solo per chi crea il corpo luminoso che voi ogni tanto ne accennate, no? No, Sì, sì e no, no perché non beh, non c'entra è una no. reincarnazione. Su quello che ho detto di Evola non mi sembra che ci sia il discorso della reincarnazione in questa maniera. Esiste un qualcosa, diciamo, che potrebbe più averti inizio sul discorso della creazione del corpo luminoso in cui, cioè, tu ti concretizzi in base a quello che hai costruito, ma non della reincarnazione, cioè che ti trasformi in qualcos'altro. Questo esiste. Mi sembra, cioè, io Silvano è più bravo di me nella conoscenza di Evola, però Evola, da quello che ho letto io, non c'è nessun accenno al discorso della reincarnazione, intesa nel senso della New Age, intesa nel senso, diciamo, corrente del termine. E Dopo, non quindi so se tu hai secondo. altre opere di riferimento, però guarda, da quello che io ho letto, non... c'è un discorso che dice, cioè, se tu riesci a creare un vortice della tua esistenza si coagula in qualcosa e non rientra nel marasma, nell'oceano della vita. Questo c'è, ma sulla reincarnazione. Ma comunque, prosegui pure. Ma la reincarnazione, volevo chiedere, esiste per tutti o solo per gli stregoni? Non esiste reincarnazione per nessuno? Allora. Scusate, reincarnazione, noi siamo assolutamente contrari alla reincarnazione perché non esiste. Per quanto riguarda la formazione del corpo luminoso, scusi un attimo, la formazione del corpo luminoso, questa in natura, con l'attività della natura, con l'attività normale, col prendersi in propria mano le responsabilità della vita, è sufficiente per costruirlo, cioè sarebbe già sufficiente. La pulsione, la costrizione, la sottomissione ne annientano questa costruzione. Quello che poi è il percorso di stregoneria non è altro che non solo il recupero della vita e il recupero le relazioni con la vita. E dopo si può andare un po' oltre, ma questo è un altro discorso. Ma in sostanza la sopravvivenza dopo la morte è data da una struttura eterico-astrale, insomma mi È data sembra dal che no questo dalla nostra sia. capacità di plasmare la nostra energia vitale. Sì. Ma è questa struttura eterico-astrale secondo voi ha una durata eterna oppure è soggetta alla morte anch'essa? Bisogna fermarsi subito dopo noi, è eccessivo andare oltre, cioè non abbiamo gli strumenti per andare oltre. Quindi l'eternità non è ancora alla portata dell'uomo. Io arrivo fin là, non sono andato oltre, cioè esistono sfide, questo sì, esistono relazioni, esiste forse, penso, possibilità anche di essere annientati anche come corpo luminoso, però io di là non ci sono andato fino a quel punto, per cui non ti posso garantire questo. Posso garantire soltanto che nella vita attuale puoi plasmare, costruire il tuo corpo luminoso, perché lo costruisci, non è la tua anima, la tua psiche, ma lo costruisci con le tue azioni. Questo sì, ma oltre a questo, cosa c'è dopo? Io non mi sono ancora proprio, Ma cioè non sono ancora morto, è ecco. un problema E se secondario. morissi non verrei neanche a dirtelo. Poi, tra l'altro, Capisci? è un problema che non ha, cioè non Cioè ha. non puoi risolvere ciò che è troppo distante a quello che è la nostra percezione dei sensi, anche se ampliati. Almeno io non ho mai conosciuto persone che siano riuscite a farlo, capito? Per cui per me è abbastanza impossibile. Poi non so neanche quanto sia produttivo tutto sommato, perché bisogna vivere oggi. Vedi, tu citavi un filosofo prima e c'è un titolo, c'è una sua opera giovanile che è molto bella, che dice fa l'individuo e il divenire del mondo, cioè nel senso che lega l'individuo a quello che diventerà il mondo. Di conseguenza quello che conta è il presente, perché se l'individuo è sempre il presente, quello che tu costruisci nel tuo presente sarà il divenire del mondo.
e questo posso accettarlo, su quello che avverrà dopo, e quello che avverrà dopo è secondario, perché quello che puoi costruire è solo nella tua esistenza. Sì, quindi per il momento insomma la vostra teoria del corpo luminoso non si spinge troppo oltre, insomma. Ma non ha neanche bisogno, non sappiamo neanche che utilità farne veramente. Sì. Cioè, ma anche perché, cioè, si vive non per creare il corpo luminoso, ma si vive per creare se stessi. Perché appunto 2 settimane fa, forse vi ricorderete, avevo chiamato citando Castaneda, sì, e la sua conquista dell'eternità. Sì, ma quando tu partorisci il corpo luminoso è come se tu conquistassi l'eternità, cioè è come se tu conquistassi l'infinito, solo che in quell'infinito esiste infinito, cioè non puoi proiettare te stesso nell'infinito. Certo che aver superato una fase vuol dire continuare a crescere o avere la possibilità di crescere. Sì, allora vabbè, adesso io vi saluto perché ho il telefono disturbato. E se magari potete appunto ripetermi il concetto, appunto, perché la reincarnazione non esiste, io comunque adesso metto giù. Okay. Complimenti per la trasmissione. Grazie. Saluti. Grazie. Ciao. Allora, perché la reincarnazione non esiste? È esattamente il contrario, eventualmente sarebbe da dire in filosofia. Se esiste la reincarnazione bisogna dimostrarlo. Il problema è che quello che io ho percepito, quello che io ho visto, esclude in assoluto che questo avvenga. Dopodiché la ricerca delle prove penso che sia sempre aperta, se qualcuno vuole mettere in maniera diversa. Sì, ma anche perché poi è secondario se esistono questa possibilità, perché non, cioè, nel senso che la nostra esistenza non può essere legata dalla possibilità che ci rincarniamo. Ma è legata da sempre dalla necessità, vogliamo definirla così, che noi dobbiamo essere quello che siamo e realizzare la nostra esistenza. Cioè noi non dobbiamo lavorare per pensare di costruire un qualcosa nel futuro. Pronto? Come un premio. Ciao. Di conseguenza, sì. Volevo dire una cosa, secondo me non solo, a parte gli argomenti che state adducendo voi adesso, la teoria della reincarnazione presuppone che esista un'anima o, come l'ha chiamata questo ascoltatore, un corpo eterico astrale, che insomma non è detto che, che ci sia. Non lo so, anche forse io penso una cosa, perché stavo riflettendo anche io su questo, su questo argomento del corpo luminoso in questi giorni, che forse è una definizione che può ingannare corpo luminoso, perché di solito noi associamo automaticamente una cosa del genere all'anima, sì, o allo spirito, insomma, chiamiamolo così, comunque un noi stessi semitrasparente che questo è vero. Che alleggiamo in giro per il mondo, invece non è questo. Poi vabbè, io sono arrivata anche ad altre conclusioni, perché secondo me cioè si può anche morire e basta, dopodiché si spera di ricongiungersi con la natura, nel senso che purtroppo questo è un argomento un po' macabro, però secondo me andrebbe anche affrontato. Sistemi di sepoltura di adesso non permettono una cosa del genere, perché secondo me infatti ne abbiamo... è macabro, però no, non è macabro, cioè, adesso che è importante, proprio perché se il discorso, sai, il fatto per esempio anche della cremazione è un sistema per tornare rapidamente all'interno della natura, perché la parte dell'energia viene bruciata e la parte solida torna immediatamente all'interno della natura. C'è un altro modo, Paiano, quello di essere esposti, ma non credo che le misure sanitarie essere esposti fa anche un po' schifo, che... ma pensa che ad esempio, cioè, l'assurdo che sia arrivato, ad esempio, cioè, sono i farsi di Zarathustra e Nira, che loro avevano la tradizione di esporre i propri corpi, perché l'Islam vieta questo, hanno dovuto passare loro all'inumazione in terra dei corpi. Cioè, questo logicamente ci sono varie forme religiose che contemplano varie cose. Logicamente, perché non concederle? L'esposizione può essere anche una soluzione, può essere anche un tentativo. Sai perché? Solo che nella società di adesso è anche antigenico questo. Beh, sono più brutti i cimiteri cristiani dal punto di vista estetico, architettonico. Sì, io mi ricordo sempre un amico che diceva, pensa, ad esempio, una persona non fa niente nella sua esistenza. Metti un prete, quando crepa gli fanno una bella tomba in marmo. Ma renditi conto delle montagne che vengono sventrate per fare una tomba in marmo a questo disgraziato che tutta la vita ha rotto le scatole. Cioè, renditi conto che la montagna che è sacra, che è bella vederla lì, viene squartata, viene divisa, viene fatta a fettine
per fare la tomba in marmo. Il concetto di eternità non potrebbe essere il fatto che... microfono. Allora, già parliamo del microfono. Allora, si rifiuta, il nostro anonimo si rifiuta, va bene. E allora mi vuole dire questo qua, e perché sia un altro concetto tipo quello della reincarnazione, come accennava anche prima Sasha, bisogna che sia un ente determinatore, sì, un progetto di determinazione, un sistema già prefissato, bisogna che ci sia comunque un uno, cioè un Dio, il creatore all'inizio. I presocrati, i neoplatonici avevano il concetto della reincarnazione, ma c'era il concetto di uno e tutto ritornava all'uno, per cui era un sistema di pensiero assolutamente diverso. Dell'anima che si annulla nell'uno, poi attraverso le varie reincarnazioni diventa sempre più perfetta fino ad annullarsi completamente. Allora io pensavo, no, che diventare eterni potrebbe essere anche una cosa del genere. E quando si parlava anche alla conferenza venerdì, il fatto che si pesca nel serbatoio universale delle esperienze e tutto quanto. Quindi tu quando produci una tensione, una idea nuova, un qualcosa di innovativo, e lo metti nel serbatoio praticamente, che è a disposizione di tutti, è un'energia che diventa eterna? Cioè si può essere eterni, e si può essere eterni in questo senso? Si raggiunge l'eternità se dal momento che l'io cosciente va via, insomma, con la morte va via, con la morte del corpo fisico va via, e l'emozionale va via tutto, che cosa rimane? Lo sforzo, dicevi tu, di quello che hai fatto durante la vita e quello che hai prodotto come tensione, però che poi può essere ripescata da altri, diventa come o no? Non so se mi sono spiegato. Pronto? Sì, beh, questo qua rientra. Cioè, questo qua ha senso. Sì? Pronto, buongiorno. Buongiorno. Sono Tiziano di Gioville. Dica. Niente, vuol dire che il sarcasmo generato è sinonimo di mente debole. Voi, purtroppo, il vostro diciamo limite è proprio questo. Dovete sempre spingere da cattolicesimo. Comunque, quando parlate di fisica, di anima o qualcos'altro, informatevi un po' meglio. Sì, d'accordo. Perché noi il corpo è formato da mente, sì, anima. Ma che cazzo stai a dire? Sì, ma che cosa? No, che cazzo, se voi parlate di fisica, sapete cos'è un'anima? Il campo purico, il campo individuale, è fisica. Tu hai un grosso limite. Quindi parlate così genericamente, andate a farvi, è meglio di fare un diretto sui monti qua vicino, forse non prende manco e scade qualcuno. Arrivederci, ciao. In fisica, in metafisica può esistere, ma in fisica. Esiste in ingegneria l'anima d'acciaio di qualche costruzione, esiste in ingegneria, questo sì, ma è una cosa ben diversa dall'anima di qui parliamo noi. Cioè, questo è significativo. Pronto? Sì. Pronto? Il problema è che se uno ha un'altra tendenza religiosa, un altro schema religioso, è chiaro che ha un'altra idea a mettere cose in maniera come i cattolici, così che se tante altre, sì, tanta altra gente. Mi dove vengo a contestare i vostri schemi religiosi, perché non me ne frega assolutamente niente. Cioè, ricordate che uno storione butta nel fiume migliaia di uova, di quelle uova qualcuno diventa storione, per cui a me cosa fate voi non me ne frega assolutamente niente. A me mi interessa semplicemente alzare l'antenna per chi sente il mondo vivente e basta. Ma io poi non parlo mai di limiti, cioè nel senso, perché devo attribuire a qualcuno un limite, cioè nel senso che io espongo una teoria, se quella teoria può piacere, benissimo, non liberissimo di ascoltarla o di contestarla. Ma voglio tornare sul discorso dell'archetipo, cioè nel senso, sì, esiste un'anima che ha una certa vita in quanto è legata alle tue passioni, però esiste anche il discorso che il tuo contributo è un contributo all'inconscio collettivo, cioè all'anima collettiva. Ci senti? L'archetipo collettivo. Mi sento molto bene. Dimmi. Allora, archetipo. Io dico che c'è la paura nell'uomo di scomparire. Quindi devono esistere i venditori di paura. Se no non si potrebbe andare avanti, prova a pensare, ci tireremo tutti una revolverata in testa. Quindi sono necessarie i banchetti dove vendono la paura. Certo. Perché se ci sono così tante moschee, che io le chiamo moschee, inutile impedire che facciano qui la moschea, ci sono già le moschee in minareti da sempre. Ci sono copiati gli uni con gli altri, certo. Ditemi che non hanno la stessa origine. Le fiabe, la fucina delle fiabe l'ho detto ancora in Nord Africa, bellissime perché sono fiabe meravigliose,
ma rimangono fiabe, però necessarie, perché pensate a quanti vivono sopra il vendere paure, e non so chi gli abbia dato questa licenza, perché è molto comoda. Quando tu vendi una paura, quello, e poi contamina, perché quello è il bello, perché tu vendi la paura a uno, quello lì apre un altro banchetto praticamente, sono banchetti, sono gazebi dappertutto, raccolgono veramente i frutti della paura che seminano. Vi saluto e vi ringrazio. Ciao, ciao. Allora, vai. Ecco, volevo appunto anche dire che soprattutto il Nord Africa purtroppo non produce fiabe, produce barzellette dal punto di vista della religiosità, la barzelletta che è Gesù Cristo, la barzelletta che è il cristianesimo, l'ebraismo e l'islam, sono barzellette, purtroppo sono barzellette atroci, cioè nel senso che sono fredde e non farò neanche ridere, perché sono solo la distruzione della realtà del mondo e delle persone. E infatti vedete. Noi ci divertiamo a stare in quattro. Allora, Sasa non no, lo ma sa. Ringraziamo questo sì. Che dà la dimostrazione della nostra affermazione. No, ma Sasa non sa cosa è successo in questa radio in quattro anni. Lei è da poco che ci ascolta, no? Ma oggi è tutta rosa e fiori, cioè probabilmente davanti a Sasa i cattolici hanno avuto paura, beh, meno male. Pronto? Pronto? Ciao Claudio, sono Marco. Ciao, ciao Francesco, ciao, ciao. Alle vostre donne. E devo dire che i cretini è meglio che tacciano, perché non si può andare avanti così, in questo modo qua. O si telefona per parlare, per argomentare, oppure si cambia stazione, perché non si può andare avanti così. Beh, ma sai che si divertono così loro, hanno le loro perversioni. Mi senti? Comunque condivido la telefonata di Giampaolo, ecco, mi ha tolto la parola, insomma, volevo dire quello, insomma, cioè la peculiarità delle regioni monoteistiche è la paura, insomma. Mi senti? Sono venditori di paura. Mi senti? Sì, ti sento. Boh. Tu mi senti? Comunque sai com'è fatto, è pieno di cretini e pieno di idioti il mondo, e questo ci fa anche piacere, tutto sommato, perché va a convalidare quello che affermiamo, non esatto. Perché ci faccia piacere l'esistenza degli idioti. Certamente, insomma, ecco, dovevo stare zitti e perché non si può, ecco, cioè insultare voi fate una trasmissione, insomma. No, ma di fatto i cristiani non sono capaci di parlare. Comunque non si può insultare, o dicono la propria, oppure o cambiano frequenza, insomma. Certo. Comunque vi ringrazio per la vostra trasmissione, ecco. Ciao Marco, contento il calendario? Sì, contento. Grazie, ok. Tutto. Ciao. Sì, ecco, ricordo il numero telefonico che è 049 700 700 per chi vuole intervenire in diretta. Ma la cosa, appunto, riconnettendosi al discorso di precedente. No, però devono insultare in italiano, perché io in dialetto non capisco gli insulti, quindi dalla prossima telefonata insultate in italiano. No, ma avete conto che dovrei essere la Bibbia per riuscire a dire una pronto? Parola? Cioè, dopo della lettura della Bibbia... Paolo, volevo solo confermarti quello che avevo detto. Guarda che è perfetta questa trasmissione. Pure anche la tua ospite, che per me meglio di così non può, perché conferma esattamente quello che abbiamo detto. Infatti... pieni di paura, si cagano addosso e non fanno altro che stravolgere e trasformare dalla paura nella risata, e va ancora bene. Chissà che non succede che poi si ammazzano anche, scusatemi. Ciao ragazzi. Ciao. No, non c'è di questo pericolo. Bene. Io volevo dire una piccola cosina, niente di particolare, riguardo questi interventi un po' aggressivi. Secondo me, se si è convinti di quello in cui si crede, non si ha bisogno di insultare chi crede in qualcosa di diverso. Non c'è bisogno. Ma no, non ha senso. Il problema è che una credenza può essere supportata o può essere vuota. Cioè, se uno ha una credenza vuota e trova qualcuno che gliela contrasta, a quel punto resta soltanto l'insulto, oppure il rogo o il campo di sterminio, non cambia niente. Sì, no, o quelli che ti vengono a dire, fa tu dovresti dire, pronto? Dovresti fare in questa maniera. Buonasera a tutti e tre. Buonasera. Dunque, buonasera. La mamma degli imbecilli è sempre incinta. Purtroppo. Vero? Purtroppo. No, parla al telefono, non ti sento. Sì, ti sento. Dunque, io ho 71 anni. Sì.
E da piccola naturalmente a quell'epoca va in chiesa. Io sì andavo in chiesa, finché non mi hanno scoperto che io andavo a spasso invece di andare in chiesa. Mio padre ha dovuto prendermi, veniva a messa con me la domenica per costringermi. Allora io fantasticavo, non seguivo assolutamente niente, perché sono sempre stata uno spirito ribelle e le cose imposte mi hanno battezzato, cresimato e comunicato, ma le cose imposte a me non mi sono mai piaciute. Dell'inferno e del paradiso non mi interessa proprio niente, perché già l'inferno è qui in terra, figurarsi se vado in cerca di trovare gli inferni o altri paradisi. Certo. Il mio paradiso me lo trovo alla mattina quando mi alzo e vedo la luna e le stelle o i bei tramonti, abbracciandomi a qualche albero, mettendomi sotto. Siccome non ho né terrazze né giardino né niente, ho 4 vasetti. Ogni volta che mangio un pomo pianto un semetto. Brava, e mi vedo sui semetti, i pometti, sui piteretti, mi vado a piantare i limoncini, non so più dove metterla, ma comunque quello è il mio paradiso. Quando che vedo le montagne piene di neve, quello è il mio paradiso. Il mio paradiso sarebbe di avere un tocchetto di terra per conto mio e starmene là tranquilla. Se chi ha paura dell'inferno del paradiso, chi vada in chiesa? Chi vada a confessarsi? Sì. Chi vada a far penitenza camminando scalzi? Ma santo cielo benedetto, non che sia libertà, sei quello che vuoi, ma se ne in pace. Noi imponemmo niente a nessuno, né di una né dell'altra né quell'altra religione, perché tanto cosemo morti andiamo tutti sottoterra. Anzi, mi ho già scritto che mi farò cremare. Ciao ragazzi, auguri. Ciao. È una grande vita, Sì, ma pensate che ci avete che essere 71 anni, rendete conto della qualità, della semplicità, della qualità, della profondità di questa esistenza. Cioè, rendete di conto come si è rapportata con gli altri, senza fare discorsi filosofici o profondi. Ma è uno stile di vita, cioè, che è veramente bellissimo. È una strega. È una strega. Sì, lo è, e questo è il punto. Cioè, è una persona di potere, no? Riesce a percepire le emozioni del mondo. E questo è potere. Sì, e non ha avuto bisogno di riempirsi la testa di assurdità, di dire qual è il vostro limite, ma ha detto a me piace costruirmi la propria esistenza. Pronto? La mia esistenza la organizzo così. Pronto? Scusa, dimmi. Io perché tanto vale che invece di far intervenire gente che disturba, io sono un dimmi. Non ho dei parametri da portare, però io le dico. Allontana la radio un po', per piacere. Grazie. Claudio. Dimmi. Allora dicevo che è impossibile trattare una materia, trattare dei dogmi che non hanno fondamenta, cioè non avendo fondamenta non li puoi trattare, quindi è logico che il prete, il teologo eccetera, se osservi non puoi puntualizzare mai niente perché devia sempre, devia, perché devia? Perché non è razionale, perché anche una religione politeista ha un certo raziocinio sotto, qui invece non c'è raziocinio e quindi sfuggono da una parte o dall'altra, non riesci a stare ad avere un dialogo con quella gente. Tu pensa che quando tu sono stato adesso a accompagnare un parente, un lontano parente così acquisito al cimitero, sono andato dentro solo per curiosità a vedere cosa c'è dentro, è una metropoli. È una metropoli. Una metropoli. Oh, guarda che tira soldi, E loro vivono su, io lo chiamo orto, e Iga Evanese, capisci tu Claudio? Evanese, lui Iga da mantenere Evanese. E dopo io mi chiedo dentro di me, ma questi sono credenti? E credono ai quattro vermi che sono sotto lì e ti mettono marmi pregiati, eccetera, e fanno opere d'arte addirittura. E sono credenti? Allora benvenga quello che ha detto la credere, obbedire e combattere. E la abbraccio la sua idea come io abbraccio anch'io gli alberi a casa mia e tutto, quando vado in montagna rimango meravigliato di tutto quello che mi stia attorno. Ma non mi permetto neanche di capire niente di quello che mi sta attorno, ma solo di meravigliarmi, assaporare e contribuire come tessera di un mosaico
sì, in cima quanto volete a questa a questo mosaico enorme, ma non mi permetto di andare a chiedere chi l'ha fatto, chi non l'ha fatto, perché se dici proprio, se parli di creazione, è proprio lì il limite, vuol dire che è un inizio, allora vuol dire che è una cosa che non regge. Allora, per piacere, lasciamo l'esistente, che è fantastico, meraviglioso, circondarci. Perché dobbiamo far diatribe? Non capisco. Vi lascio con queste mie, con questo mio sentimento. Ciao Giampaolo. Ciao. Ragazzi, ciao. E il problema è che quando si pensa all'esistente creato da qualcuno, non si fa altro che uccidere il divino nell'esistente e non riconoscerlo, per cui fate un si po' toglie il significato, si toglie l'anima al mondo. Pronto? Di pensare che il mondo sia creato. Pronto? Sì? Pronto? Buonasera. Buonasera. Avevo sentito parlare quel signore là di prima. Un verme sarai u. Ma va a cagare, stronzo. Almeno penso di aver capito giusto, spero di non aver insultato per niente. No, è il problema, quello che mi vi dico, se te telefoni a sta trasmissione, questa comunque è una trasmissione religiosa. Esatto. La trasmissione religiosa la conduco io, per cui se chi tanto è far capire cosa che vuole dire fino all'inizio, perché è inutile che vi insulta quando non vale la pena che vi insulta. E secondo, se chiede uno scannare, tanto i cattolici arriveranno sempre a insultare in questa trasmissione. Io e Francesco ci siamo mangiati tantissimi cucchiaini di merda finora. E questo fa parte del nostro ruolo, del nostro gioco. Pronto? Io parlo di merda e mi viene a ridere. Come Mario Vese mi è pronto è perché dice che sono a bocca onta. Mi parlo di merda e mi viene da ridere. Sta attento. Mi mi piace che la signora che ha detto che impianta il semenze. Mi sono una di quei, mi ho poca terra, proprio poca per non dire niente, anche mi dispiace perché sono tre quarti di ramengo, non so più buona cucciame, non importa. Come nasce una semenza, sai tu cosa che dico? Sì. Che ho partoria. Eh sì, lo puoi dirlo. Sento che una mia amica qua mi ride dria e mi dice che sono matta. Eh sì, per forza. E adesso ti dico un'altra roba, ora che sono a Cucurita. Ciao. Ciao a tutti e tre, quattro. Mi lavoro buco 14 anni, anche no, 70, momenti 75. Lavoro buco 14 anni che cosa visto che a Venezia che era il forno crematorio. E ho domandato cosa che vuoi dire. E ora sta misia che stava a Venezia mi ho gradito. Ah, sai tu sia vuoi che mi piace anche a me. Oh. E ho sento che quando avevo compiuto 65 anni sono a fare il testamento in comune che ho la carta scritta in che sia il comò che voglio che mi faccia il lavoro che sia. Brava. E dopo sento cosa che voglio qua a Gambarare i cresce solo del cimitero, non ho fatto neanche una cassetta perché misere cassettine un barato o quello che può essere perché i quattro senere e che quindi mi fiore ho fatto un torso solo so mi fiore menuora. Se moro prima di mio marito, mi portai a Fieso, che sono nata a Fieso, che è l'aega da essere che i cassetti piccinine. Se no, come mi fuori a Guitua, quando arrivai, che vieni giù per strada Romea per non fare il giro del Brenta, della riviera, io vieni giù per Romea, così so, all'altezza dei Giare, che valge non so se sapevi dove che voglia dire, ci ha poi detto per giro e buttai in aria. Tanto da cosa fanno un monumento in cimitero. Partendo per quel giorno è e dopo mi veniamo anche portati un fiore perché è secca, tanto vai che non mi faccia niente. Giusto? Giusto. Sono d'accordo con te. Solo per gli altri. Sono d'accordo con te. Farò guarda che i fiori li adoro, guarda che i fiori li amo, noi adoro, li amo proprio. Non vorrei dire, guarda, che mio marito è amor, come si può dire, amor del sangue per dire. Certo, ecco. Certo, ho capito. I fiori è un amore differente. Certo. Insomma, mi amo proprio. È il riconoscimento della vita. Ecco, sì. E ora che faccio? Mi dice, perché io dico che non voglio niente, ma perché con tutti i fiori che ti piace, ma vale che ne basta uno? Non serve abbraccio. Però ti per qua, per quest'altro, per tuo fratello, per qua, per tua mamma, per te. Mi faccio paori. Ma se mi dici che nel mondo non voglio niente, non so parola di dirlo. Guarda che non sono mia, sono fiatina alterata, devo... No, va parola, benissimo, va benissimo. Il Claudio... Dimmi! Non è che sia cattiva perché sono così alterata. Ma scherzi, pensa a me quante porconi che tiro. Non sono mica cattivo, se non mangio bambini. Perché, guarda,
con una barita a tenere balti. Ecco, ti capisco, è il mio modo di parlare questo qua, ma non sai chi siete. Ma certo, ma certo. E mi piace tanto giocare, e mica che idea, a guai? Chi mi porta tanti fiori, perché delle volte pronto come fiore, vabbè, perché io vago Dio, e gli dicendo cosa gli dico, se te mi porti un fiore con moro, ti arriva una piazza. Ciao. Devo chiudere la trasmissione. Ciao, grazie. E ritelefonami ancora. Bravi, ciao, 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 ciao. Questa è la trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo. Vi ricordo che sono Claudio Simeoni, mi indirizzo è Piazzale Parmesano 8 Marghera, l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo sui Puteisti, casella postale 53 Marostica. Guardate, non metto neanche sulla sigla, che tanto